Salve carissimi primati! A inizio 2020 facevo uscire una sorta di video aggiornamento trailer in cui parlavo un po' del futuro del canale e più di un anno dopo un po' di cose sono cambiate ed è giusto aggiornarvi. Potreste esservi accorti, o no, perché giustamente magari avete cose più importanti nella vita, che ultimamente non sono riuscita a far uscire un video al mese con costanza. Questo perché da inizio anno ho cominciato un lavoro a tempo pieno. Probabilmente ne siete consapevoli, ma attualmente il mio progetto di divulgazione non è assolutamente abbastanza per mantenermi. Non è detto che rimarrà sempre così, ma sicuramente adesso, per poter essere indipendente, sgravare un po' la mia famiglia e pensare di andare a vivere per i fatti miei, non posso contare su questo. Ovviamente lavorare in media 8 ore al giorno mi porta via una fetta considerevole di tempo e produrre uno dei miei video, specie ora che si stanno allungando come minutaggio, richiede parecchio tempo. Ne ho parlato anche in un video che vi lascio sia qua sopra che in descrizione se vi va di recuperarlo. Oltretutto, siccome sono anche un pochino masochista, mentre lavoro e porto avanti il mio progetto di divulgazione, ho ben pensato di fare 24 crediti per l'insegnamento e, cari primati, è qui che ho capito che le giornate non sono da 48 ore. Non fraintendetemi, adoro fare divulgazione, tanto che veramente in futuro mi piacerebbe farne il mio lavoro principale e quindi non voglio assolutamente abbandonare questa attività. Ma costringermi a delle scadenze fisse fa sì che finisca per avere dei ritmi difficili da mantenere per lungo tempo, specie dal punto di vista psicofisico. Quindi ecco la mia idea. Invece che far uscire video con scadenze fisse, forse la cosa migliore sarebbe farne uscire uno ogni quando riesco. Per alcuni potrebbe essere ancora un mese, per altri un mese e mezzo o qualcosa di più. In questo modo potrei comunque continuare col mio lavorino e mantenere una parvenza di sanità mentale, ma soprattutto la qualità dei video, che è la cosa a cui tengo di più e che temo di perdere. Diciamo che questo è il miglior compromesso che sono riuscita a trovare. Magari, siccome lo ripeto, ma i miei progressi in questo senso non sono molto consistenti, mi impegnerò ad usare in maniera migliore e con un pochino di frequenza in più i social, quindi Instagram in realtà, per tenervi aggiornati su a che cosa sto lavorando e altre cosine varie. E a proposito di cosine varie, tutto ciò che vi citerò in questo video lo trovate in descrizione nel caso vogliate recuperarlo, account Instagram incluso. Per quanto riguarda le live invece, la questione è diversa. Siccome sono un'attività abbastanza rilassata e che non mi richiede moltissimo tempo per prepararle, non subiranno variazioni. Per chi non lo sapesse, al momento faccio due live al mese qua su YouTube. Una a tema libero e una su un capitolo dell'origine delle specie. La cosa che potrebbe variare, ma di cui di solito vi avviso il prima possibile nella scheda community del canale, sono le date. Normalmente la live a tema libero è il primo lunedì del mese e quella sull'origine delle specie è il terzo lunedì, ma siccome per lavoro ogni tanto faccio trasferte e devo dormire fuori casa, capita che debba spostarle. Peraltro, a proposito delle live sull'origine delle specie, siamo quasi alla fine del libro! A luglio parleremo dell'ultimo capitolo e siccome mi è piaciuto moltissimo leggere e discutere insieme il libro, mi farebbe molto piacere ripetere l'esperienza, se a voi va. Nel caso si potrebbe fare una pausa ad agosto, a settembre decidere insieme il libro e cominciare ad ottobre. E sempre rimanendo in tema di live, un pochino di tempo fa ho tentato di cominciare le live frivoline su Twitch. Ne ho fatta una cominciando Ancestors the Humankind Odyssey, un gioco a tema scientifico che sembra interessante. Torneranno anche loro, li ho messi in pausa per riuscire a stare dietro a tutto. Come al solito tenete d'occhio la scheda community e l'account Instagram e nel frattempo in descrizione trovate sia il canale di Twitch che quello di YouTube su cui ricarico le live, in cui potete recuperare la prima. Ultimo, ma non ultimo, sto preparando il prossimo video, il cui protagonista è Luca, l'ultimo antenato comune tra tutti gli esseri attualmente viventi, praticamente il nostro bis, eccetera, nonno. Vi tengo aggiornati sui progressi, ma nel frattempo, sempre nella pluricitata scheda community, trovate un post dedicato al video in cui potete fare domande in proposito, o anche qua nei commenti, va bene, se vi va. Ho detto tutto? Penso proprio di sì. Spero che l'ennesimo cambiamento di programmazione non vi spaventi e non vi disturbi troppo, ma sono convinta che sarete comprensivi perché lo siete sempre stati. Ho tantissime idee in mente per i prossimi video e non vedo l'ora di realizzarle. Ci vorrà solo un po' più di tempo.
Non mi rimane che ringraziarvi di cuore per il vostro supporto. Siete sempre lì ad incoraggiarmi e addirittura crescete di giorno in giorno. Grazie davvero, siete il carburante sostenibile di questo mio progetto. Ci vediamo presto, primati. Alla prossima!